Oggi 23 maggio siamo in visita in cantiere Expo. Vogliamo verificare una serie di questioni a partire dal MISE, la messa in sicurezza emergenziale della falda acquifera, lo smantellamento dei padiglioni. Abbiamo avvisato di questa visita una settimana fa, adesso entriamo e verifichiamo com'è il lavoro. Tra le tante cose che abbiamo avuto modo di verificare in riferimento alle bonifiche i cui oneri sono stati addossati esclusivamente su Expo e Arexpo, i responsabili ben identificati, ovvero i privati che originariamente hanno inquinato i terreni, non sono minimamente stati ad oggi chiamati in causa. Non è stata inviata una messa in mora, non sono state fatte le verifiche esplorative, in alcun modo né formalmente né informalmente sono stati chiamati alle loro responsabilità. Questo non è un modo di gestire la cosa pubblica. Questo sistema è costato 700.000 euro. E perché è stato fatto? Perché qui la falda acquifera del nord Milano è pesantemente inquinata. Abbiamo valori di oltre 5.000 volte il limite di legge e quello del cromo isovalente di 50 volte il limite di legge. Il sistema di depurazione dell'acqua era in carico ad Expo ed oggi ad Arexpo. Tuttavia ARPA ha già individuato un colpevole, che è la società Brenntag, per cui in teoria chi inquina paga. Noi vogliamo capire perché ancora oggi il costo della bonifica della falda acquifera è ancora in mano ad Arexpo, mentre invece i privati non hanno ancora sborsato un euro. Vista la presenza di due aziende come la Ecoltecnica e la di Pharma Francis, definite RIR, cioè a rischio di incidente rilevante, in posizione totalmente adiacente all'area Expo, e visto che appunto in caso di incidente le conseguenze impatterebbero proprio su una zona dell'area del sito Expo, abbiamo chiesto oggi di mostrarci la cartellonistica obbligatoria per legge che dovrebbe essere esposta e che dovrebbe indicare A, l'area di impatto dell'incidente e soprattutto che dovrebbe indicare le zone di messa in sicurezza, ovvero dove gli operai e i futuri frequentatori del sito dovrebbero rifugiarsi in caso di incidente. Ebbene, questo non è stato possibile visionarlo oggi perché la cartellonistica non era presente o comunque non ci è stata mostrata, non ci è stata indicata. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, cioè caschetto, scarpe antinfortunistiche e giubbotto catarifrangente, i lavoratori all'interno del sito non hanno rispettato pienamente le regole, cioè abbiamo visto numerosi lavoratori che non avevano i dispositivi di protezione individuale. Abbiamo verificato a terra cavi che la normativa prevede vengano posizionati non a terra, perché il pericolo di elettrocuzione, cioè il pericolo che un operaio possa prendere una scarica elettrica anche mortale, è un rischio che nel cantiere si può correre. Abbiamo chiesto il protocollo legalità perché, come sapete, nell'ottobre dell'anno scorso abbiamo chiesto come consiglio regionale che Arexpo non emetta nessun bando senza aver prima firmato il protocollo legalità. A gennaio siamo stati dal prefetto, dal nuovo prefetto, per sollecitare questa firma, ma ancora oggi nessuno ha firmato nulla. Non solo, hanno già fatto un bando, quello per Street Food, chiuso, concluso, assegnato, e il protocollo di legalità ancora non è stato firmato. Allora, la sottovalutazione degli aspetti di legalità in tema di bandi, di concorsi, per quanto riguarda questo importante evento, diciamo che è piuttosto critica dal nostro punto di vista.